e proseguite con grande successo la 40ª edizione delle Idi di Maggio d'Oglianico, rinomata rievocazione storica. Tutto è iniziato domenica scorsa con il Calen di Maggio, tradizionale festa stagionale con cui nel Medioevo si celebrava l'arrivo della primavera, traendo origine dal periodo in cui si svolgeva nei primi giorni di maggio, perché risalente alle calende del mese nel calendario romano, in cui si onorava la dea Flora responsabile della fioritura degli alberi. La rievocazione è proseguita venerdì 6 maggio con il primo evento caratterizzato dal ritorno della gustosa e spettacolare cena medievale che si è tenuta a Casa Gilda, anticipata alle 19 dalle grida nel borgo che hanno annunciato il convivio. Si è proseguito sabato sera con il Receptum, dove Casa Gilda e le vie del Ricetto si sono animate con la festa in costume. Gli arcieri del Grifone di Avigliana, Burgo Torres di Torre Canavese, Follette la Marga, Francesca la Cartomante da Torino e le Pietre di Mao da Volpiano hanno animato la serata, rigorosamente in costume. Nella giornata conclusiva di domenica, la rievocazione storica delle Idi di Maggio è entrata nel vivo già dal mattino con il ritorno del borgo a quel tempo lontano, seguito dalla Santa Messa con i personaggi in costume, dando poi spazio a sbandieratori e musici del gruppo storico. Nel pomeriggio, tra qualche goccia di pioggia e un tiepido sole, è stato riproposto nuovamente il concorso di cucina medievale Messer Chef e la festa delle Idi ha portato i visitatori nel Medioevo, accompagnandoli dalla torre porta e nei ricetti, nelle contrade, nelle piazze e nei portoni, grazie alla presenza di diversi gruppi, tra i quali Carlin Bergoglio e l'Arduino di Cornier, il gruppo storico di Finale Ligure, il gruppo Iporeggia di Pavone, i Credendari di Ivrea e il gruppo Media Etas di Torino. Dopo la premiazione dei protagonisti della 6ª edizione di Messer Chef, la kermesse è proseguita in serata con lo spettacolo Cavalier Peccato per la regia di Dana Caresio. Quindi la calata del maggio ha dato appuntamento al prossimo anno.